La vedo ancora una volta l'Inter termina senza andare in gol. Ormai l'abbiamo chiesto un po' in tutte le salse. È un problema effettivamente questo, perché il mister parla di mancanza di tecnica. Ma sì, il mister ha anche ragione, però è più la cattiveria sotto porta che ci manca un pochettino, perché di occasioni ne creiamo e se poi non fai gol le partite non si vincono. Però fatto sta che un pareggio che ci può stare, perché comunque il primo tempo abbiamo concesso tanto, siamo andati in difficoltà e niente, fino alla fine adesso sarà una guerra per raggiungere quell'obiettivo che per noi è troppo importante. Davide, considerando che domani c'è il derby di Roma, ti senti di dire che è stata un'occasione sprecata aver pareggiato oggi? Sì, tante occasioni abbiamo sprecato quest'anno, però per fortuna siamo ancora lì e sicuramente col derby di domani sarebbe stata un'occasione importante per passare tutte e due le squadre. Poi, indipendentemente da come sarà il risultato domani, era comunque un bel passo in avanti. Adesso aspettiamo e vediamo cosa fanno domani, e comunque siamo ancora lì, insomma, siamo tutti e tre le squadre in battaglia per un posto finale in Champions. Hai avuto modo di parlare già con la società di quella che è la tua situazione? In questo momento è meglio privilegiare la situazione del campo, diciamo, visto che vi state giocando la zona Champions? No, io non ho ancora del mio futuro, non ho ancora parlato. E quello importante, la cosa più importante è raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti e poi vedremo e ne parleremo, insomma. Hai sperato nel primo gol in Serie A? La palla è uscita veramente di poco stavolta. Ho sperato, sì, un po' che ci spero, era un po' soprattutto che non giocavo, però comunque nelle partite che ho fatto quest'anno ho sempre provato, diciamo, a fare il primo gol, e speriamo che prima o poi arrivi. E così, insomma, però dai, era tanto tempo ancora che non giocavo e è stata dura ovviamente, però dai, un pareggio importante. Le prestazioni per chiudere delle partite precedenti, ovviamente nel derby, quella col Torino, c'è stato un calo di rendimento secondo te della prestazione nei 90 minuti o no? No, il primo tempo siamo andati tutti in confusione perché l'Atalanta ci veniva a pressare alte, non trovavamo l'uscita giusta, palla al piede, e spesse volte buttavamo via il pallone e loro dietro sono forti fisicamente, era sempre facile respingere la palla. Però dopo il secondo tempo ce la siamo giocati alla grande, potevamo andare in vantaggio. Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti anche nel secondo tempo, però ultimamente questa palla fa fatica a entrare e è dura quando non entra.